questo nuovo video, scusate, c'è la gatta qua sotto che non vuole proprio spostarsi, non ne vuole proprio sapere. Allora, oggi non sono in modalità principessa, non mi sono preparata apposta per questo video, semplicemente oggi sono andata a fare la prova dei capelli e del trucco per il matrimonio. I capelli sono abbastanza definitivi come decisioni, il trucco invece forse ci saranno delle modifiche, quindi spoilerone del matrimonio, vabbè, non importa, comunque l'ho fatto vedere un po' a tutti, l'ho messo anche su Instagram, quindi vabbè. Però per questo video appunto non l'ho programmata questa cosa che sarei andata a farmi i capelli oggi, però come avete visto dal video, questo è un video speciale, ovvero per una settimana io mi sono vestita come Rachel Green, 6 giorni, non sono 6 settimane perché io sono molto fissata con l'organizzazione dell'Instagram, quindi per me tutto deve stare bene insieme, quindi vado a triplette io, quindi ogni tripletta deve stare bene insieme o comunque anche nel complesso. So che è una cosa un po' ridicola, che non tutti proprio ci tengono al loro Instagram come ci tengo io, ma proprio questa è una questione mia, cioè di ordine, non tanto di oh mio Dio voglio l'Instagram fico. Allora, io volevo togliermi la coroncina per questo video perché sembra che io stia facendo un video su come diventare regine d'Inghilterra e non è così. Bene, quindi allora io spero che questo video vi piaccia. Vi farò vedere un po' gli outfit, vi farò vedere vicino l'immagine da quale ho preso ispirazione. Ovviamente per questo video ho comprato solo 2 cose, tutto il resto delle cose erano cose che avevo nel mio armadio e che semplicemente ho messo insieme perché ci stavano bene insieme. Una delle cose è stato proprio questo vestito, che è l'ultimo outfit che vi faccio vedere. E ovviamente se volete andare a vedere il risultato finale di tutte le foto, le trovate sul mio Instagram. E niente, dopo vi lascio il video, vi lascio vedere un po' cosa è successo, come mi sono vestita queste settimane e tutto quanto, e poi torneremo qua per parlare un po' delle mie impressioni e se per caso qualcuno mi ha sgammato il progetto. Allora, oggi è il primo giorno e questo, scusate se uso questo specchio che non vedete la mia faccia, però lo specchio in corridoio è molto scuro. Quindi il primo giorno, io vi lascerò ovviamente le immagini dei look di Rachel, questo è quello con gli shorts, dove lei ha gli shorts neri, quindi ovviamente io per questi look ho usato vestiti che ho in casa, ho comprato solo una cosa per realizzare questa settimana, e questa maglietta, lei c'ha una maglietta con scritto USA, io avevo questa qua con i bottoni che mi sembrava abbastanza adatta per fare questi look anni 90, quindi questo è il primo look della giornata. E ovviamente mi metterò, credo, le Dr. Martens perché oggi fa abbastanza fresco fuori. Io come al solito vi faccio vedere il look in questo specchio perché in corridoio dopo vi farò vedere un pochino all'intero. Allora, questo è il secondo look. Questo è uno dei look che Rachel indossa nella primissima puntata di Friends. Ha una certa in cui parla tipo al telefono, tipo ha questa maglietta bianca, i jeans e una camicia rosa un po' più... la sua credo sia una camicia rosa comunque di flanella o roba simile, io avevo una camicia rosa e ci sta. Scusate se ho messo una maglietta con l'avocado, però la mia maglietta bianca l'ho messa e si è sporcata, sì, così in 2 secondi, io col bianco non sono capace. Quindi questo è il secondo giorno, ovviamente per le foto, come ho già detto, settimana scorsa ho messo tutte le foto su Instagram. Boh, anche oggi devo stare in questo specchio qua, dopo andrò nell'altro in corridoio per farvi vedere il close up. Allora, questo è una cosa che io avevo tutta in casa, che bello, infatti quando ho visto questo look nel telefilm ho detto wow, ho tutte queste cose. Rachel indossa una maglietta bianca, scusate sto facendo le proprio ginnastica artistica, una maglietta bianca, una gonna stile, queste gonne sono molto... come si dice, sono quelle a plaid, tipo si chiamano, credo, e poi avevo una giacca nera di jeans, la mia non è proprio nera, però ci sta per il look, e poi ho degli stivali lunghi, questi sono tipo in stoffa, non sono tipo in pelle, lei aveva degli stivali in pelle fino al sotto il ginocchio. Vi chiederete, sì, ma non crepi di caldo? Oggi stranamente è una giornata molto fresca, e sono molto contenta perché sta funzionando molto bene per questo video. Ho capito che questo specchio è molto meglio rispetto all'altro perché quell'altro dovevo fare gli squat pazzeschi. Allora, il look di oggi è
sempre la prima stagione di Rachel, quando lavoravo al bar, ed è il look che ha tipo quando ha una crisi mistica sulla vita, quindi mi sembrava giusto rifarlo. Allora, la gonna non è proprio uguale perché lei ha una gonna un po' più larghetta, cioè una gonna tipo quelle tipo stile scolastiche, insomma. Io questa era l'unica gonna nera che avevo che non avesse qualcosa, quindi mi sembrava quella più adatta perché sta anche più larghetta sul corpo. Indosso queste, quindi... sì, non fateci caso ai calzini, molto probabilmente li dovrò cambiare. E la camicia invece è la camicia del mio fidanzato. Abbiamo scoperto che abbiamo la stessa taglia. Beh, più o meno, perché in realtà l'ho legata, questa camicia è molto molto lunga. Però per questo esperimento mi piace molto, quindi magari gliela fregherò più spesso perché mi piace molto così. Ovviamente, magari per andare al lavoro mi metterò qualcosa sopra per non avere la panza di scoperta, oppure alzerò la gonna, giusto per sembrare un pochino professional, però per le foto ovviamente ho la panza fuori per l'esperimento. Allora, siamo al quinto giorno e oggi abbiamo una salopette. Allora, questa cosa Rachel la indossava e l'ha indossato in un sacco di stagioni. Credo che la vediamo almeno per 4 stagioni con questa cosa in qualche episodio. Quindi questa è una salopette che io ho preso all'usato e mi piace molto, non capisco questa cosa, non la capisco, però vabbè, non importa. In realtà volevo da un sacco di tempo la salopette e questa è stata l'occasione giusta per comprarne una. Molto probabilmente metterò le Vans o metterò le All Star, vediamo un po', perché fuori sta piovendo, sta diluviando da morire. Quindi questo è lo stesso giorno. E come ho già detto, se volete vedere le foto che ho fatto con questi look che si vedono meglio, potete andare su Instagram. Ho messo la maglietta bianca e qua c'è un avocado, ma non fateci caso perché la mia maglietta bianca l'ho sporcata. Allora, oggi è l'ultimo giorno degli outfit di Rachel Green e oggi è un po' speciale perché non sono, i miei capelli e il mio trucco non sono fatti per questo outfit, ma il vestito rosso lei ce l'ha in una puntata, solo che è un vestito che sta tipo sul corpo. A me, io non indosso mai vestiti del genere, indosso sempre vestiti un po' larghi perché odio il mio fisico, però oggi sono molto princess perché sono andata a fare la prova del trucco dei capelli per il matrimonio, tutto qua, non c'entra niente con questa challenge. Bene, rieccoci qua, giustamente sto filmando sia l'introduzione che il finale nello stesso giorno. Allora, cosa abbiamo imparato da questa esperienza di ispirarci alla grandissima Rachel Green per i suoi outfit? È che effettivamente mi piacciono molto le cose che rimandano agli anni 90, per esempio adoro i pantaloni a vita alta, i pantaloncini a vita alta, mi piacciono quelle gonne tipo stile plaid, mi piacciono i jeans a vita alta assolutamente e la salopette, io adoro la salopette. Sono andata al lavoro con la salopette, ho detto adesso la gente mi prenderà per Tom Sawyer, diranno ma come cacchio ti sei vestita, perché io solitamente al lavoro mi vesto abbastanza elegantina, mettiamola così, però sì, la salopette, beh, abbiamo il casual Friday, quindi di venerdì ci possiamo vestire un po' come ci pare, però in realtà al lavoro da me non abbiamo proprio un codice vestimentario, l'unica cosa che ci hanno detto è per favore non venite in pigiama, ma giustamente così. Così, parlando di questo esperimento, nessuno ha sgamato il mio esperimento stranamente, perché giustamente io mettevo solo gli outfit, non facevo alcuna come si dice, alcun rimando a Friends. L'unica foto in cui si poteva magari capire un pochino era io che avevo la tazza di Central Perk, ed è stato il mio secondo giorno di outfit. Quell'outfit l'ho adorato, cioè la gente l'ha adorato. Quindi alla fine di questo esperimento cosa è successo? Che ho avuto un botto di like, vabbè, per me ovviamente più di 100 like sono un botto di like, perché sì, io solitamente non posto così tanto, ultimamente postavo sempre tante cose riguardo al zero waste e quindi pensavo che qualcuno mi avrebbe sgammato proprio per questa cosa, che ultimamente postavo molte cose zero waste, non postavo molte foto mie, capitava che postavo una foto mia, ma sempre magari parlando del zero waste, no? Invece in queste foto me le ho proprio messe senza tante troppe descrizioni, niente di che. Quindi sì, diciamo che... Sì, vabbè, ma però... Quindi diciamo che... vabbè, aspettate che... Quindi diciamo che mi sono divertita a fare questa cosa perché ogni giorno mi vestivo in una maniera e mi piaceva molto l'abbinamento. Ovviamente...
questo vestito rosso e anche la salopette li ho prese al negozio dell'usato, la salopette anzi è vintage, questo vestito invece l'ho trovato al negozio dell'usato e come ho detto anche prima il vestitino rosso, lei ha un vestito molto diverso, però sì, non mi piace molto i vestiti tipo sul corpo perché non amo il mio fisico assolutamente per niente, però diciamo che il mio scopo non era proprio avere le stesse cose ma proprio imitare un po' lo stile e ad alcuni outfit mi sono affezionata tanto, tanto che sicuramente le rimetterò, come per esempio mi è piaciuto molto l'outfit del terzo giorno, se non sbaglio, con la gonnellina plaid, con il crop top giallo e con la giacchettina di jeans, mi è piaciuto un sacco e onestamente ho avuto un sacco di fortuna col tempo, perché in giorni in cui mi sono vestita un pochino di più, faceva freddo fuori, quindi yes, sono stata molto molto contenta di ciò. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se per caso voi l'avete capito seguendomi su Instagram fatemi sapere, se volete altri video simili magari ne farò, sì, diciamo senza farmi sgammare perché altrimenti non ha molto senso, sono contenta che nessuno mi ha sgammato ovviamente. Avevo paura sul quarto e quinto giorno che qualcuno mi sgammasse, perché il quarto giorno era quello con la gonna nera e con la camicia legata in vita, quella camicia era di mio moroso comunque, non era mia, perché ho detto io non mi sono mai vestita così, la gonna nera ce l'avevo, la metto, però non ho mai messo la camicia nera tipo legata in vita, no, perché io nascondo la pancia sempre, e in quel momento pensavo che qualcuno mi avesse sgammato, però forse la gente non ha fatto così tanti rewatch di Friends come li ho fatti io, da pensare che oh my god, sta qua, sta facendo qualcosa. E anche sulla salopette pensavo che qualcuno mi sgammasse, invece no, ma sono molto contenta. Bene, quindi, io spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!